pantaloni non me l'hai lavati? No. Te l'avevo chiesto per favore, mi non servivano le tempo, non ho avuto il tempo, ho avuto da fare. Mamma, ma che ce l'ho a farle? Su! Ma dai! Mamma! Ma che ci avete oggi? Lo scaldabagno è spento. Beh? Beh, ma come me la voglio? No, no, mi sono dimenticato, c'ho da fare, c'ho da fare. Mazza, però, ma che te ci voleva spegnere un bottone, no? Ma che sta a fare quello? Ma che ne so io, la dovevi vedere ieri, stava in ginocchio, con un paio di forbici in mano, tagliava l'erba, sembrava un'ossessa. Ha comprato il vino, papà? Paolo, io che mi dai un po' più fine per te? Certo. Guarda, è troppo grossa, dai. Oh, è tagliata da te. Mazza, che ignorante. Oh, ma che è questa cosa? Quella l'ha trovata mamma. La buona cosa. Sta del lato a lui, papà. Ha fatto mangiare? Sì, sì, ha mangiato tantissimo. Ma poi ha fatto tu? Ecco la pasta. Poi i piatti che mi aiuta a fare in cucina. Ma, mamma, ma perché non mi vorreggi questa ragazzina? Solo per 3-4 ore? Oggi non posso. Ma perché? Oggi no. Perché no? Perché ho da fare. Ma che c'è da fare? Ho da fare, va bene? Sentite, per tutto oggi ho da fare. Scusa, fammi passare. E mangia tranquilla un po', dai. Ma è importante per me. Ma ho conosciuto uno, è proprio carino, poi è quasi gentile. Però io con sta ragazzina non mi posso mai muovere, ma... A bella di mamma, ogni mese un nuovo principe azzurro. Poi sparisce però. Ma può fare sto piacere? No, non posso. Oh, ma se posso sapere perché te ne muovi mai da casa, mo sto favore non mi puoi fare. Senti un po', porta la frittata in no, tavola. No, porta da te la frittata. Senti un po' tu, ma che stai a fare? A te che te ne frega? Me frega sì, mica è tuo sto prato. Ma anche tu però. Punita. Allora siamo soli. Stasera non abbiamo nessuno a cena. Meglio così. Mi hanno stancate tutti. Non le sopporto più. Ma che stai a te? E roba se mi appare dei giorni non li vedi, te viene il mammadrone e cominci a telefonare a tutti. Mi hanno rotte le palle tutti. Che mangiamo? Senti, non ho cucinato niente. Vai in cucina, in frigo c'è un po' di affettato. Vedi tu. Ma che c'hai? Non stai bene? Sento una grande stanchezza, Mario.
Ma com'è che ti sei scordato le chiavi? Le ho lasciate dentro, Katia. Ma gliel'hai detto a tua madre che venivo a pranzo pure io? Non c'è problema. Ma come non c'è problema? Glielo dovevi dire. Katia, non c'è bisogno. Ma sai che mancante tu voglio questo vestitino? Dai, su, arriva qualcuno, forza. Buongiorno. Buongiorno. Ma siete rimasti fuori? Eh sì, mia madre non c'è. Io devo aver lasciato le chiavi dentro. Beh, io provate a vedere se sta lì, magari, sai, al giardino. Al giardino? Che giardino? Ma perché lei non sa niente? Cosa? Insomma, è sua madre si è fatta un giardino. Un piccolo giardino, guardi, lì, al prato, vicino alla scuola. Si è fatta un giardino? Sì. Beh, guardi, vada là. Sta sempre là. Oh mio, io un'ora fa ci stavo, l'ho vista, poi non lo so. Dove ha detto che è, scusi? Si è fatto il giardino. Che ci avrà da ridere, Katia? Mamma, fa ridere per niente. Oh! Oh, ma che state a guardare, matta dei fiori? Ragazzi, ma che sta a dire? Che ne so io, la chiamano tutti così. Ma vedi annattene, va? No, va. Beh, ma ancora saluti? Fatte dare le chiavi di casa, roba no? Roba da matto, però, no. Andiamo. Ma perché? Che male c'è? Ciao. Bella. Come stai? Io bene, tu? Bene. Stai a sentire. Io te sto di che stavo inginocchiata per terra. Sembrava una stracciarola, sembrava disordinatissima. Questa ci fa diventare la barzelletta del quartiere, te lo dico io. Ma sei sicuro che era lei? Ma va che non riconosco mamma. Uscita fuori di testa da me. Ma perché? Sei proprio ignorante. Mi devi spiegare perché una che pianta fiori in un prato deve essere matta. Pensa invece che figo se lo facessero tutti. Acadia, fammi il piacere, state zitta un po' impicciare, hai capito? A me devo stare zitta? Lo sai che c'è? Vaffanculo. Forza, vada di via. Ma lasciala perdere. Ma da che si impiccia? Queste sono cose di famiglia. L'hai capito, la chiamano già la matta dei fiori? Mo quando lo sa papà. Perché lo devi sapere? Se io lo dice lei. E poi lo sai che le piante dei fiori gli sono sempre piaciute, no? Insomma. Ma che dici? Ma stai a vaneggiare. Eh? Buongiorno. Ciao. Ho pensato di portarle questi ciclamini. Chi te l'ha detto che ero qui? Non me l'ha detto nessuno. L'ho vista per caso l'altro giorno passando. Anch'io amo molti fiori. E non si preoccupi, non lo dirò a nessuno. Questa è una cosa mia, solo mia. Mi scusi, io non volevo disturbarla. Volevo solo dirle che il suo giardino sta venendo molto bene. Katia? Sì?
Vuol venire a pranzo da noi oggi? La ringrazio, ma non posso. E stia tranquilla, non lo dirò a nessuno. Ma che stai a dire? Sta di quello che ho detto, papà. Buona Elisa. Io Nacco lo sapevo. Ecco. Non dire niente, eh. Non mi parlate. Ma che sta qua? Ma che ne so, si è chiuso il bagno. Beh, che succede? Niente. Ma non si bagna oggi? Se mi lasciate il tempo. Che ridi, Ascina? Ma che c'è da ridere? Ma cerca di andare all'aiuto piuttosto. Oh, mica la serva cosa mi sembra. Cammina, fare che sarà. Chi sei? Sono Monia. Che fai qui? Senta, io abito lì. Io la vedo sempre che fa tutto quella strada con quella tanica pesantissima. Se lei è d'accordo, gliela do io l'acqua ai fiori. Scende da caso e lo faccio in un attimo. Mia madre è d'accordo. Quanto anni hai? 13. Perché lo vorresti fare? Perché questo giardino è bellissimo. Prima questo prato faceva schifo e in cambio lei potrebbe insegnarmi tutto sui fiori? Annaffia, cocca, annaffia, che poi te lo sistemo io il giardino. Si credono da esserli padroni. Io abito qui da 50 anni e mica mi sono mai sognata di farmi un giardino. Aurora, dormi? No, sto leggendo. Perché vieni da là, c'è un bel film? Perché sono stanca e preferisco leggere. Ma non mi devi dire niente. Scusami, che ti devo dire? No, te lo chiedo. C'è qualcosa di speciale da chiedermi? No. Ciao.
che strada è questa? Gli sembra di San Mare. Vedi, oh, ma da quale zona sei scappata? Me ne è andato subito per devo prendere assassato. Oh, inoltre che Marta sei pure cattiva. Oh, c'ha pure le mosce, per me è nobile. Oh, la scema! Tacci tu, al manicomio ti devo portare. Ma andiamo, se ne va, questa è sciroccata davvero. Troviamo dei Zaffini Sinor, Dario Carré, ma fanno un contrasto di una delicatezza sconvolgente, veramente. Ma dove sono? Sono due in pezzo. Come indossa, papà? Che non lo sai? Ma non l'ha mai fatto così tardi. Anni, perché va in cucina, cucini qualche cosa? E che te cucina? Il frigorifero è vuoto. Rimanno a vedere se la ragazzina si è svegliata. Va. Per forza è vuoto il frigo. Con i soldi che gli lasci per la spesa ci compra fiori e piante. So di poco. Ma dove sta sembrato? Da dietro all'asilo, guarda, lo vedi subito. Che questa secondo voi non è da ricovero, vero? Ah, vieni un po', no? No? Ma di che? Via, via qua. Ma merda. Ma merda. Ma com'è che sei diventato così stronzo? Ah, io? Sì. Io sono diventato sì, stronzo. Sì, hai rotto il cazzo, la ti fa finita. Ma di che? Guarda che è sempre tua madre. Ah sì, è mia madre ed è per questo che tutti ci ridono dietro, vero? Guarda che se te vergogni non ci vieni più a casa di papà, vabbè? Stattene a casa tua. Ma non ci veni tu. Ma che sei a te? Vada, la finita, ha capito? Guai a te se ti sento di certe cose, è chiaro? Ma andate tutti a casa, tra poco vi raggiungo. Aurora? Aurora? Proprio come per le persone. Sì, è come per le persone. Le piante hanno delle malattie, come noi. Ma se uno le cura, poi guariscono? Sì, guariscono, però bisogna rendersi conto che sono malate. E come si fa ad accorgersi che sono malate? Bisogna amarle. Bisogna avere tenerezza per loro. Perché sono fragili. E come fa a sapere tutte queste belle cose? Sono cose che si sentono. Anch'io le sento queste cose. Voglio imparare tutto. Vedi?
questo ciclaminia di Persia, le coccinelle l'adorano, ne sono ghiotte. Ghiottone golosone? Ghiottone golosone. Mi sembra un secolo per un fiore. Certo, se piovesse, sa come farebbe bene le piante tue. Di quali piante parli? Le piante. Quali pianti? Allora, che buco. È bello il tuo giardino. Tu lo sapevi? Ma ce lo sanno tutti. L'altro giorno ti sono voluto a sfiga come un ladro. Ma che me fa fare? Non ha mai parlato. Mario, ma da quando in quanto ti interessa dei fiori? Ma io mi interesso di te. E che intendi dire? Allora, l'altro giorno sono venuto al campo che tu dormivi. Eri in costume da bagno. Stavi col libro aperto a mano. Eri mezza nuda. Ma che ti succede? Alla età, mezza ambrata. Perché? Che male c'è di prendere il sole? Ma non c'è nessun male a prendere il sole, lavoro. Ma lì non era il posto giusto, sotto l'occhio di tutti. Tutti chi? Chi sono questi tutti? A me che me ne frega degli altri. Loro se ne fregano di me tanto. Ma io no. Ho capito. Ti vergogno di me. Hai saputo che mi chiamano l'amata dei fiori. Ti vergogni, eh? Quando li sento barbottare, io godo. Godo veramente. Perché se tu sapessi come io sto bene lì, ci vuole andare poi a dormire. Ci andrò. Calma, Leonora. Non sto dicendo niente. Senti, Mario. Lasciami un po' di soldi. Devo comprare delle cose. Devo comprare dell'azoto per le ortensia. Sennò mi crescono tutte rosse e io le voglio anche blu. E poi devo costruire un tettino per il mirto. Perché sennò mi cresce nano. Devo prendere anche della torba e del terriccio di castagna. Sì, del terriccio di castagna perché è l'ideale. Del terriccio di castagna è l'ideale. Signora Aurora? Che c'è? Che cosa è successo? Quella vecchia bacucca che gironzola sempre lì intorno. Io mi sono affacciata e non la vedo che stava a cominciare a distruggere tutte le piante con un bastone. Io sono scesa in fretta. L'ho cacciato, pure la mamma. Non sai quante gliene ha dette. Vengo subito. Mandola, ma lasciami andare. Mandola. Devo andare. Vieni, andiamo. Ci ha messo dentro? La mortadella. Ti piace tanto? Buono.
Lauro. Lo sa che la mattina mi sveglio con tutta la rugiada addosso? Lauro, se frasica d'acqua, altro che rugiada, ti stai ammalando. No, no, è rugiada. Lauro, devi tornare a casa. Nessuno te lo tocca a sto giardino. Ce la facciamo la guardia noi, a turno. Lauro. Ma tu lo sai che la sera le belle di notte si rinchiudano nel bocciolo? Non trovi strana, non ti sembra strana, che proprio di notte si nascondano? È strano, eh? Lauro, io mi sono stufata sta qui. Sto tre notte che non dormo, che mi fai sta qui. Il giorno al cantiere sono rincoglionito. Andamisene a casa. Fa tre notte che sei qui. Ma perché non te ne vai a dormire a casa? Di che cosa hai paura? Qua non mi può succedere nulla. Non lo vede che sono diventata vecchia? Europa.